Mario Moretti. Ciao Mario. Allora ci siamo, abbiamo detto che Mario, quando ha elencato le gare della prossima settimana, ha sottolineato che siamo arrivati alla 25esima edizione, e questo è un merito, esatto. È un merito dell'organizzazione del tuo gruppo sportivo, perché è una gara longeva, una delle gare più longeve che esiste nel Lazio e che riesce ancora a sopravvivere mentre altre gare magari sono un po' cadute in disuso. Questa invece va sempre in alto. Diciamo, si sopravvive, è sempre fatica, ma si sopravvive. Certo, però ecco, questo ti fa l'entusiasmo, la voglia. Ti fa veramente onore sia a te che a tutto lo staff, perché sottolineo che questa è una delle, oltre al fatto delle più longeve, è una delle più belle gare che si svolgono nel Lazio. Bella come organizzazione, bella come percorso, bella come accoglienza, accoglienza degli atleti. Dici sì, allora le... siamo sempre, sai, di unire alla quantità alla qualità, soprattutto, no? Ecco, i numeri ci sono ed è giusto che ci siano pure i servizi. Certo. Allora, a che punto siamo, Fausto? Dici qualcosa te, va, che con le iscrizioni. Ma guarda, eccetera, il punto a quale siamo arrivati è quello in cui si arriva in questi giorni in prossimità della gara, quindi sono i giorni in cui si preparano i pacchi gara, si preparano i premi di categoria, ci si telefona per tutti i volontari sul percorso, ma tante cose, sono tante le cose che poi uno ce l'ha tutte scritte, no? Certo. E poi ognuno ha un compito e alla fine si cerca di riunire tutto, ma sperando che nulla sfugga, perché poi a volte sono le piccole cose che potrebbero anche far uscire male una manifestazione. Può capitare. Magari uno nelle prime 200, 99 le organizza bene, una sfugge per qualcosa e magari subito. Poi il mondo podistico è un mondo molto crudele, quindi certo, cosa che comunque sono dietro l'angolo, non ti è mai capitato, almeno per fortuna. Ma come iscritti, c'hai una proiezione già oppure ancora? Quando si chiudono le iscrizioni? No, gli iscritti hanno superato i 1300, ecco, quindi diciamo andiamo sempre verso i soliti numeri, che sono molto consistenti, anche perché non ci dimentichiamo che il paese di Colonna ha 3.000-4.000 abitanti, ma quindi portare qui tutta questa gente per noi è un motivo d'orgoglio, ed è un motivo anche per la famiglia Brandotti, che poi sponsorizza con il buon vino la manifestazione, certo. È un motivo appunto per poter unire il proprio nome a questa manifestazione. E anche la soddisfazione delle autorità di Colonna, del sindaco che è sempre presente. Sì, devo dire, sono tutti presenti, abbiamo sempre qui trovato una collaborazione sia da parte dell'amministrazione, ma qualsiasi anno, dai 25 anni a questa parte c'è sempre stata, e poi c'è la collaborazione totale della protezione civile, dei vigili del fuoco, ma soprattutto della Provo di Colonna, che quindi diciamo in pompa, anche perché c'è la sagra dell'uva in questi giorni, cioè c'è proprio il clou finale delle feste a settembre di Colonna, che terminano proprio l'ultima domenica di settembre con la sagra dell'uva e dei vini, quindi ci saranno le pergole, c'è la possibilità di pranzare, tanti atleti si fermeranno a Colonna a pranzare sotto le pergole con un menù preparato dalla prova a 12 euro, quindi è motivo per venire, ecco. Per conoscere anche, perché non le conosce. Che le iscrizioni non sono ancora chiuse, avevamo scritto mercoledì probabilmente, però ho parlato con la TTS e comunque riescono a gestire anche i ritardatari, non ci sono problemi. Certo, chiunque voglia unirsi al proprio gruppo e magari non l'ha fatto, pensa che non ci sia possibilità, invece vi dico che guardate, i pezzolai ce l'abbiamo, non ci sono problemi, ci abbiamo i pacchi cari, il vino Brandotti c'è, anche l'Uva Italia c'è, perché daremo insieme al vino, daremo anche il cestino tua, come al e solito. Soprattutto quest'anno c'è una bellissima medaglia a ricordo proprio del 25esimo, quindi a tutti gli arrivati sarà consegnata una medaglia. Sì diciamo, senti, c'è tutto per, sentiamo per Mario ti volevo. No, volevo sapere una cosa, il percorso, Mario, il percorso è sempre lo stesso, quindi non ci sono variazioni di percorso. Il percorso è sempre lo stesso, certificato dalla FIDA da ormai 3 anni, quindi esatto, non varia. Un'altra cosa. Con la sua altimetria, con la sua...
sì, ma io la conosco perché l'ho fatto diverse volte quella gara, io mi ricordo le prime. Non è interamente pianeggiante, però certo, ha, sì, ha sì. Degli strappetti, ma non è che sono quegli strappi assurdi, no, ma è... di una gara di montagna. È un percorso che fa anche fare. È molto tecnico, diciamo, via, è molto tecnico. Sì. Un'altra cosa, per quanto riguarda, siccome gli amatori mi chiedono sempre, ma le categorie ci sono tutte, fino a che categoria c'è? Ma guarda, noi facciamo il volantino, quest'anno abbiamo proprio scritto, noi siamo, premiamo 300, noi mettiamo 300 premi di categoria. Ottimo. Sono un numero molto molto interessante rispetto alla partecipazione. Certo, sono significa più numerose, un 20% oltre M40, M45, M50. Noi prendiamo i primi 30 in categoria. Bene, quindi, bene. Diciamo, in proporzione i premi ce ne sono tantissimi. Ecco, quello è importante, dare dei premi. È importante dire che le premiazioni si fanno in tempo reale, cioè proprio. Sì, sì, questo lo so, lo so. Stampa la categoria, non premiamo sul palco, quindi non stressiamo gli atleti che devono aspettare il loro turno per salire sul palco, ma al volo vanno dentro al palazzetto, ritirano il premio e possono tranquillamente ritornare in famiglia, perché capisco che poi tutte le domeniche andare fuori e restare fino allora per prendere il premio è sempre abbastanza problematico, no? E noi abbiamo preso esempio anche da te, anche per questo ti abbiamo copiato con la nostra Coriamo al Collatino, che facciamo proprio così, non c'è problema, così, non si paga. Così. Un'altra cosa importante, io credo che tutti abbiano lasciato il proprio numero di cellulare, perché arriverà l'SMS all'arrivo sul telefonino di ciascuno con il real time, con il tempo. Bene, quindi, bene. Sto vedendo, nel frattempo che Mario ti faceva queste domande, Fausto, sto vedendo le previsioni del tempo per Colonna e sembrano abbastanza incoraggianti, quindi l'anno scorso addirittura l'anno scorso ricordo che era estate, era piena estate, sì, ricordi? Ma sarà estate pure quest'anno, certo, no, ormai vedo che l'estate rimane apposta per noi, è prevista capito? Una buona temperatura intorno ai 25 sì, gradi, quindi, anche di sì, sto vedendo sul sito internet, meno male, ecco, controllo. quindi ecco tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ecco, anche perché no, dimenticavo, noi sabato pomeriggio alle 5 c'è la nona edizione della mini run per i bambini. Ah sì, ecco, questo è importante. Abbiamo 300 bambini che verranno a correre, quindi noi non la facciamo la mattina della gara perché sarebbe un macello proprio, però la sera prima è tutta per loro la festa. E anche quindi il sabato, il tempo sia buono anche per sabato. Sì, sì, anche sabato vedo che sabato 26 vedo che il tempo è confortante, è abbastanza buono. Speriamo che queste previsioni siano molto attendibili, sì. E questo che è anche un grande augurio che io e Mario ti facciamo, perché sappiamo che vuol dire organizzare una gara quando non c'è pioggia, insomma. Lo sai, certo. Sì. Però ecco, ripeto, io lo sottolineo che questa gara è una delle più belle gare che si fa nel circuito laziale del podismo. È importante partecipare, perché quelli che non hanno mai partecipato vedranno che è veramente una bella cosa. Poi c'è sempre quel giro dell'elicottero. Sì, c'è. Questo... L'elicottero c'è. Ecco. Sì, c'è sempre. Ci sono due sorteggi, due giri di elicottero. Poi noi siamo abituati a fare dei premi speciali, tipo i 5 che si miglioreranno rispetto al tempo dello scorso anno, li premieremo dopo. Insomma, pensiamo di mettere dei premi particolari. Certo. Quindi su quello non ci sono problemi. Allora, poi, quello... se qualcuno... Noi cerchiamo di risolvere tutti i problemi. Quello che stavo dicendo pure con Mario prima della trasmissione, la Running Evolution, come la Podistica Solidarietà, sono delle società che veramente ci tengono a far sì che le cose vadano fatte bene, come domenica scorsa, come ci siamo visti a Tivoli, che è stata una bella manifestazione. Certo, ecco. Sì, sono stati molto bene. E allora queste società meritano una grande affluenza, sì, una grande partecipazione, perché organizzare un evento sportivo
per chi non lo sa, è veramente molto molto stressante, però ci contraccambia il fatto, ecco, diciamo, e poi i risultati, se sono confortevoli, esatto, ci ripagano di tutti gli sforzi e sacrifici. Senti, io volevo chiedere un'altra cosa, tu recentemente hai messo su Facebook le gare che si facevano quando c'era lo Slam, quelle quattro gare che io ricordo benissimo, perché ho pubblicato i primi 20 anni, sì, perché io quello Slam l'ho vinto per 3 anni consecutivi, vincendo sempre la categoria per 11 gare su 12, e la 12ª sono arrivato secondo. Ti volevo chiedere, quando Iannotti diceva primo Moretti, secondo era quella là, no? Prima, sì, infatti, bravo Mario Iannotti, come la te Rapali, lui diceva vabbè, oggi tu la terza, ma è possibile che prima di sei con Marino? No, ti volevo dire, visto che quest'anno hanno rifatto la corsa del Narciso che l'avevano interrotta, che c'è Colonna, Frascati, e poi c'è Monte Compati, non sarà il caso di riprovare a rifare questo Slam? Ah, lo Slam, ho capito, quei 5 anni in cui facemmo lo Slam, sì. Perché allora c'era Leandro Croce che organizzava tutto. Me lo ricordo. Perché sarebbe una bella iniziativa. È un progetto che potrebbe riguardare gli anni futuri, perché no? Certo. È sempre carino fare un'aggregazione di gare e dare dei premi ulteriori a chi è che dimostra fedeltà a tutti e quattro gli avvenimenti, no? Sì, perché certo, poi c'è la premiazione anche finale. Se siamo cresciuti, guarda, ti devo dire che le prime volte è stato proprio grazie allo Slam, poi abbiamo preso il via. Sì, però all'inizio, sì, diciamo, lo Slam ci ha dato quel qualcosa in più di cui avevamo bisogno. Sì, perché poi mi sembra che Colonna era la terza gara che si faceva, e poi l'ultima si faceva il primo novembre, la Corsa dell'Angelo. Era l'ultima, erano a Monte Compati, no, era la terza, e c'era quelle altre due erano quasi vicine, perché sì, perché era aprile e maggio. E poi Rocca Priora, sì. Mi dimenticavo, prima mi hai chiesto dei premi di categoria, noi premiamo anche gli N80. Gli N80 sono premiati tutti, distintamente dall'appiazzamento, quindi le categorie FIFA le premiamo fino agli N75, gli N80 comunque sono premiati tutti. Adesso domani vedrò quanti sono gli iscritti e comunque avranno la giusta ricompensa, un riconoscimento per ma certo, è importante con premiare le donne, che mi sembra l'N70, mi sembra 10 anni in meno, perché poi le donne sono sempre di meno. Bene, Faust. Poi niente, mi sembra. L'unica cosa che volevo dire, ci sono anche i bagni, le docce, gli spogliatoi. All'interno di quel palazzetto dello sport, diciamo, quella struttura. Sì, ecco. Lì al palazzetto il campo sportivo. Sì, è come al solito, ecco. Come al solito, certo, sì. No, è bene che comunque l'hai detto, perché noi lo sappiamo, ma chi ci ascolta magari potrebbe non saperlo. No, e soprattutto quindi chi vuol fermarsi sa che si può lavare. Certo, perché come hai detto te, è anche una bella occasione per portare le famiglie, magari dopo la gara, fermarsi a pranzo. Già sono, per esempio, tante società già mi hanno prenotato i posti. Per il pranzo, certo. Più di 100 persone sicuramente in piazza a mangiare. Bene, questo è bello. Ecco, è bello, perché così almeno perché vedi, quello che diciamo sempre, dovremmo cercare di far capire anche a chi non corre che quel giorno della manifestazione sportiva come la tua, ma da voi magari è un po' più semplice rispetto a noi di Roma, che deve essere anche una festa del quartiere o del paese o della cittadina. Certo. Purtroppo magari qui a Roma, col fatto del disagio che si arrega, diventa quasi una scocciatura, esatto, quindi però ecco, sarebbe bello che tutti quanti la prendano con questo spirito, perché lo sport è anche aggregazione di tutto il popolo che abita in questi posti, dove questi posti meravigliosi, tra l'altro, dove ci stanno le gare, certo, perché non è che sono posti brutti. Bene, io per adesso ti saluto, tanto noi sia io che Mario ci vediamo sicuramente domenica. Io verrò in qualità di fotografo, poi faremo un'intervista. Mario è fotografo ufficiale, certo. Poi faremo un'intervista come abbiamo fatto l'anno scorso, con te, con il sindaco. Tra una corsa e un'altra, correndo da una parte all'altra. Certo, ecco, lo so, ti prendiamo proprio quando ormai è tutta finita la parte più importante dell'organizzazione.
Come l'anno scorso abbiamo anche intervistato il sindaco, che è stato... Sicuramente ci saranno loro, sicuramente. Così, sì. No, io non so se riuscirò a correre, perché domenica ho fatto la corsa dopo 2 anni di inattività agonistica. Ci proverò, vediamo un attimino come vanno le cose. Se ce la fai, ci proviamo, ci arriviamo sempre alla fine. Bene, Fausto, io ti faccio tanti auguri a te. Dimmi. Come ormai da 3 anni noi facciamo all'ultimo chilometro il fatto in goccio. Ah, sì.